È ovvio che non dobbiamo accontentarci di quello che di buono è stato fatto, ma dobbiamo finire l'opera, bisogna completare tutto quello che manca per fare in modo che i due comuni possano ritornare ad essere gli effetti collegati con il resto della valle. Queste le prime parole pronunciate sabato pomeriggio da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a Sondrio con gli assessori Massimo Sertori e Pietro Foroni per presiedere la riunione operativa che, grazie alla presenza di tutti gli attori coinvolti nell'emergenza della Valle Spluga, ha permesso di fare il punto sulla situazione critica che ancora persiste a Gallivaggio, frazione minacciata da nuovo materiale instabile presente sul versante. Entro metà luglio, ha garantito il numero uno della Regione, vogliamo aprire la pista, unica alternativa alla statale 36 percorribile a singhiozzo su tre finestre quotidiane. Mi sembra che, come fino ad oggi, si debbano fare i complimenti a tutti quelli che sono intervenuti, così adesso dobbiamo impegnarci con la stessa determinazione per accorciare il più possibile i tempi per la realizzazione di questa strada di accesso che potrebbe risolvere il problema della parziale chiusura della strada principale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Fontana per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della richiesta dello stato di emergenza che consentirà procedure più rapide per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza. Già domani, nel corso della conferenza dei servizi, verranno acquisiti i pareri e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del bypass, quindi il via alle opere. Lo stato di emergenza che è stato deliberato dal primo Consiglio dei Ministri ci consente di accorciare i tempi burocratici, per cui ci poniamo l'obiettivo di arrivare alla metà di luglio con questa nuova pista alternativa. Ovviamente nel frattempo vanno avanti i lavori di messa in sicurezza del versante e andiamo avanti con la viabilità a finestre. La situazione rispetto ad una settimana fa è migliorata, chiaramente, però, o perlomeno è di più facile soluzione, però questo non è il momento per rilassarsi, ma questo è il momento per andare a chiudere definitivamente tutta questa questione. Si lavora perché è necessario per cercare di trovare una soluzione definitiva ai due comuni che naturalmente hanno sofferto e che dobbiamo cercare di risolvere al più presto. Finora la macchina ha funzionato grazie a tante persone che hanno fatto in tempi rapidi la loro parte. Non è finita, quindi occorre continuare, come oggi insieme al Presidente della Regione ci siamo impegnati, a mettere in atto ogni sforzo per arrivare il prima possibile a superare definitivamente questa situazione. Ringrazio il Presidente Fontana e i due assessori che oggi hanno voluto essere presenti a Sondrio. Ci hanno garantito, come da subito, insomma, la parte economica, ma anche qualche ragionamento probabilmente per il prosieguo e per il futuro, cioè una messa in sicurezza sul discorso della nostra valle.